E signori miei, buonasera, benvenuti nell'ottava parte di Watch Dogs Bad Blood, il DLC di Watch Dogs, quello comunemente famoso per essere il più grande catfish della storia del gaming. Ragazzi, andiamo con la prima missione dell'atto 2, che si chiamerà Esca, intanto tu mi dai $9,920, che a me schifo non fanno. Iniziamo questa missione. La missione scorsa, ragazzi, ci siamo infiltrati nella serie della Bloom per disattivare il profilo di Tobias. Eccolo appunto, Tobias. Convincimi che è una buona idea. Sorvegliano la tua vecchia zona. Quindi ti useremo per attirare la loro attenzione e seguirli fino alla fonte. Non mi hai convinto. Potrai esprimermi tutti i tuoi dubbi lungo la strada. Sei pronto? No. Bene, andiamo. Andiamo lo stesso, non mi frega un cazzo. Vabbè, comunque. Portato via a Merdopoli. Voglio veramente sapere cos'è questa Merdopoli. E comunque c'è davvero un posto che si chiama così, bellissimo. Se vedo qualcuno, sì, naturale, non dobbiamo insospettire. Ma naturale a modo tuo o a modo mio? Perché... A modo tuo o mio? Soprattutto quella pericolosa. Anche, pare... Come si chiamava il coniglietto di... Serve giusto il tempo per hackerarli. Di Winnie the Pooh, uguale. Tu cammina, io ci sono. Aiuto. Credi davvero che funzionerà? Ti terranno d'occhio di sicuro. Lo sanno che bazzichi Merdopoli. Non chiamarla così. Quindi... Forse ho capito che posto è Merdopoli. Serio? Che sono? L'esca? Sei... Dove lo aveva il tipo il negozietto, la baracca... L'esca. Che potevamo andare con Eden Pizza a comprare le cose. Secondo me è quella Merdopoli. Quello che vogliamo. Lì entro in azione io. Li colpisco per primo e se chiamano aiuto e fuggono, li seguo fino alla fonte. Devi solo fidarti. Cosa? Beh, lo ripeto. Tu, è solo colpa tua se ho problemi a fidarmi. Madonna, poveraccio. Sono fuori dal bagagliaio. Questo è vero. Oh, anche se ci hai messo un'eternità. Facciamo il gioco del silenzio fino a destinazione, ok? Sì, per favore. Ci sto. Che bel modo per chiudere una conversazione, fantastico. Non mi convince. Niente, non ce la fa. Ma non mi ascolta, nessuno lo fa mai. Ma perché T-Bone sa cosa vuole, lo sa. Lui lo sa, è convinto. Allora, eccoci a Merdopoli. No, mi sono sbagliato, non è quel posto lì. Però vabbè. Ok, ci siamo. Già. Devi soltanto camminare. Sì. È facile. È facile. Vedi dei fixer? Sì. Ti copro io. Bene. Hai capito? Sì. Sono in trappola. Sì. Dillo. Sono in trappola. Sono in trappola. Sono in trappola. Tobias. Sì. Se continui a ripeterlo, scopriranno che è una trappola. Sì. Sono in trappola. Tu sei coglione. Sei troppo vicino, Ray. Così ti vedono. Aspetta, dammi tempo, no? Vabbè, andiamo giù. Ah, già subito che LAO uguale, ragazzi. Perché puttana se è LAO? Ha combattuto in Iraq. Ah, in Iraq, no, per Iraq. Ok. Attento. Questo qui non mi piace. Ha un'aria sospetta. Aspetta che tu c'hai i soldi. C'è un veicolo, carrozza. 2260. Ma secondo me non è un cazzo lui, investigatore privato, appunto. Un detective dietro una pista, ma non sei tu. Ehi, facci piano. Che cazzo vuoi? Soldi. No. Il tizio sulla panchina mi sta fissando. Quale tizio sulla panchina? Lui. Ma è un barbone.
È solo un operaio in pausa pranzo, Fruer. Ma appunto, non rompere le palle, va. Tu c'hai i soldi? D'accordo, ma... 3.000, oh, buono. Tu pure? 5.000, 500. Dentro. Che hai visto adesso? Soldi? 1.400, non tanti sì, però vabbè. Che c'è, Tobias? Con chi ce l'hai? Tu. Musica? 11.000, buono. Aspetta, ha trovato qualcuno. Lui. No, no, no. Si è incontrato con i suoi amici. Calmati. Tesoro, vai tranquillo. E invece si mi sa che Merdopoli è proprio questa, ragazzi. Arrestato per stalking. Questo potrebbe essere particolare. Sei fermato? No. Ok. Ma non può essere laggiù in piazza. E intanto 1.080 che entrano e altri 2.060. Sto facendo soldi veramente un cazzo. Sto facendo veramente nulla, girando per strada. Comunque, il covo particolare era questo. Mi sembra strano che la gente sia attendergli in imboscata in piazza. Tutto ci sta, eh. Giocare anche tu. Tu quanto c'hai? 2.140. Non agitarti, ma c'è un tizio che ti segue. Non mi agito. Sì, è lui. Non mi ricorda troppo. Che ce l'hai uno spiccio per un reduce? E ti sembro forse uno che ha degli spicci? No, nulla. Non c'è bisogno di fare lo stronzo. Ti ho solo chiesto aiuto, sai? Cristo. Non riesco a identificarlo. E non c'è niente nemmeno sul tuo amico barbone. Speciale, eh? Lo va a picchiare. Lasciami in pace. Vieni a casa mia senza invito. Ubriaco. Casa mia. A te è casa di Tobias questa. No. Ricordano i livramenti crimini di Watch Dogs, storia principale, ragazzi, troppo proprio. Subito! Non abbiamo tempo da perdere! Sparisci, oppure ti faccio fuori! Vai fuori! Ecco perché l'America è nella merda! A nessuno frega più un cazzo! Ok, bel discorso, grazie. Ciao! Fruer, attento! Vieni qua, uccidi, lo atterriamo. Era un fixer bastardo, visto? Raggiungi il nascondiglio di Tobias. Ci siamo già stati qua, ripeto, con Aiden, Pierce e Clara. Rip Clara, tra l'altro. Anyway, eccoci qui. Fruer, apri la porta e vieni fuori! Tutto a posto! È quello che diresti se ti minacciassero con un'arma! Fruer! Nessuno mi sta minacciando! E questa è la seconda cosa che diresti? Oh, merda! Senti, non ho tempo! Non ho tempo! Non ho veramente nulla da perdere! Ah, cazzo! Arriva la cavalleria! Non ho tempo per tracciare il suo telefono! Fruer! Fammi uscire da qui! E come? Ammererei le telecamere? Sono armate! Cazzo, sono stupito! Bellissimo! Li posso non solo individuare ma anche uccidere. Ok, colpo alla testa. Un paio di uomini. Tutto questo per prova. Telecamera armata, aspetta, voi. Fuori, esplosione. Violando qualche direttiva comunale, Fruer. Sì, beh, il comune chiude un occhio su questo punto. Voglia, coglioni. Cazzo, ma è uno scherzo.
sono accorti della telecamera? Da dietro. Devi assolutamente fermarli. Sono in trappola. Aspetta, no, sono qua per giocare, sono qua per scherzo. Telecamera armata, aspetta, cioè intervenire sul lato corto dell'area di rigore. Lato corto dell'area di rigore, si fa. Tu muori così. Bello lì. Aspetta che non abbiamo finito, perché c'è ancora lui. Bello. Vicino alla sua entrata. Sì, non ci avevo mai pensato. Forse non ho preso la telecamera giusta. Però tu muori lo stesso. Tu muori lo stesso. Bello lì. No, no, come l'ho preso? Proprio ho fermato il contropiede, ragazzi. Fermato il contropiede. Controllerò. Hacker, a posto, ragazzi. Erano parecchi, Madonna, che bella missione che è. La più bella finora. Localizzazione bersaglio. Cerchiamo il biglietto dorato. Abbiamo biglietto dorato, però. Biglietto dorato. Riferimento alla fabbrica di cioccolato. Bella sta macchina, tutta mia. Andiamo. Ok, qua facciamo molto, molto come i contratti da fixer, i contratti di guida. Andiamo a scaricare i dati. Però c'è un modo molto, molto carino per scaricarli, che è cominciare a battacchiare sulla macchina finché non la neutralizzi. Tipo così. Perché tanti fixer solo per fuori? Sì, è instabile, è armato. Altro pure potenziato l'abilità, quindi dovremmo riuscirci a... Non riesco a capire. Vaffanculo. Spero che questo tizio mi possa a prenderlo. Tanto è già 25, quindi si fa anche presto, ragazzi. Andiamo, andiamo. Ah, come fuma. No. Cazzo, è veloce. È veloce, ma ti preoccupa. Tu madre. Merda, così lo perdo. Lo perdi, lo so, succede di sbandare. Lo potevo prendere lateralmente, ragazzi. Però gira, conoscendolo, gira a sinistra. Anzi, va proprio dritto, quindi meglio averlo seguito sulla sua traiettoria. No, ma perché mi sei scomparso, lurido merdone? Godo. Neutralizza, vabbè, tu sei... Non sei morto. Ragazzi, è più carino farlo così, no? Non pensate? Ha fatto avanti e indietro parecchie volte. Ed esca. Se ne va. Non è sospetto, no. 600 XP, atto 2, missione 1 di 4, compaiono anche le indagini. Bene così, ragazzi, così andiamo anche a vederci quelle. Credo di aver scoperto dove sono quei tizi, Frue. Hai intenzione di uscire a respirare prima o poi? Sì. Ok. Ci vediamo da Quinkies. Mangi quella merda. Posso permettermi solo quella merda. I buoni pasto sono un altro sistema del governo per tenerti d'occhio. Madonna, che complottaro che è. Donazioni. D'accordo, Quinkies. Ci vediamo lì. E prima di vederci da Quinkies, ragazzi, facciamo le indagini. Ovviamente, insieme al vostro like, la vostra iscrizione, il vostro commento, la vostra condivisione, il vostro tutto quanto, noi ci vediamo per la parte numero 9. Dadri è tutto, alla prossima.